ragazze e ciao ragazzi, allora non mi dilungo in chiacchiere perché l'ho già fatto nei video precedenti e alla fine tutti sapete com'è andata. Quindi parto subito con il video e per farmi perdonare della mia ulteriore assenza sul tubo ho deciso di registrarvi un video che mi avete richiesto un sacco, nonostante sia un video che io ho già registrato anni fa. Ma quando dico anni fa, veramente anni fa, c'è proprio uno dei miei primi video qua su YouTube, ed è il video sui rossetti MAC. Allora, premetto che, sono sincera, sono aumentati un po' rispetto a quel video lì, ma ultimamente non li ho più comprati, perché sapete che io adoro i rossetti MULAC, per me i rossetti MULAC hanno di gran lunga superato tutto. All'inizio ero in fissa con i rossetti MAC quando ancora MURAC non esisteva, mettiamola così, e ne ho una collezione non grandissima, però comunque qualcosa c'è. Però visto che me l'avete richiesto, ho detto vabbè, ok, per farmi perdonare faccio un video che sotto un sacco di video mi avete richiesto, e quindi niente, sono qua, senza dilungarmi troppe chiacchiere. Comunque, nel caso non ve lo ricordate più, io mi chiamo Erika, sto scherzando. Allora, oddio, mi viene un colpo al cuore a vedere questo rossetto, perché mi ricordo che quando me l'avevano regalato, lo usavo un sacco, ma non ce la farei più in questo momento. Questo qua è l'unico della linea Luster che ho. Sapete che i rossetti MAC si dividono in diverse linee. Questo è una delle linee più cremose, più... no, lucide. Come vedete è anche molto cremoso come rossetto, proprio da stendere. E questo qua si chiama Sweetie, qua è sulla mano, e la linea Luster ha anche un po' di glitterini all'interno, che io sappia. Comunque, come vedete, è molto lucido, tipo effetto lucida labbra, un colore che penso non utilizzerei più ma comunque, vabbè, diciamo magari su di me, però su altre persone quando c'è bisogno proprio veramente di un velo di colore sulle labbra va benissimo. E niente, questo qua è il primo. Questo qua invece è della linea Frost, anche questo è un colore che, cioè, proprio no, no, non utilizzerei mai. Ma comunque, però sono sincera, nel periodo in cui comunque utilizzavo spesso i rossetti MAC, perché sono sincera, ultimamente non li sto proprio, li ho proprio accantonati, mi dispiace un sacco, a parte qualcuno che invece continuo a utilizzare e poi vi farò vedere quale. Ecco questi, però mi ricordo che quando li avevo appena comprati, comunque forse questo me l'avevano regalato anche questo, cioè, li utilizzavo un sacco. Questo qua è lo swatch sulla mano, è della linea Frost e si chiama Odyssey. Ed è questo color, diciamo, marroncino, bordeaux. Frost è la linea quella con i glitterini. Forse anche i Luster hanno qualche glitterino, ma i Frost sono proprio tipo la linea metallica che va un sacco adesso, ecco, metallico, non mi veniva il termine, comunque è questo qua. Questo è Chatterbox. Io mi ricordo che utilizzavo un sacco questo rossetto, ma non so, sarà che ormai io utilizzo solamente più tinte, o comunque rossetti matte, ma veramente proprio matte, che sono quasi tinte. Ma a parte che se non avete le labbra perfette vi mettono in mostra tutte le pellicine, o almeno questo colore qua. Però, cioè, io mi ricordo che questo rossetto qua lo utilizzavo un sacco, infatti vedete com'è, no? Comunque, non lo so, credetemi, io questi rossetti non li ho più usati. Ne ho utilizzati solo un paio, continuo ad utilizzarli perché sono della linea matte. Ma questi qua della linea, questa qua è la linea Amplified, quindi iniziano, sono sempre cremosi ma comunque non hanno glitterini all'interno. Questo è sulla mano, questo è sulle labbra, ma cioè, a parte che questo rossetto qua dura il tempo di cioè dopo un caffè, ovviamente rimane lo stampo dappertutto, cioè no, il problema è che non sono più abituata, e quello è il mio problema, perché comunque è un bellissimo colore, ma sono io che non sono più abituata a vedere questi colori lucidi e cose del genere su di me, perché alla fine è un bellissimo colore, soprattutto adesso che inizia la primavera, che bello, soprattutto tra un po' che inizierà la primavera, è un colore bellissimo,
Però sono io che non sono più abituata a vedermi con questo colore lucido e che so che nel giro, cioè dopo un caffè comunque ti devi ritoccare, dopo che mangi qualcosa te lo devi ritoccare perché comunque non durano tantissimo. Questo qua è Chatterbox. Dio, questo rossetto qua mi ricordo che lo utilizzavo un sacco e lo adoravo, ma secondo me non c'è troppa luce, non lo so, si capisce. Comunque, mi ricordo che questo rossetto qua lo adoravo, lo utilizzavo un sacco ed è Impassionate. Era famosissimo in quel periodo dove andavano un sacco i rossetti MAC. È sempre delle linee amplified come Chatterbox, però diciamo che è un colore forse un po' più portabile rispetto a Chatterbox. E questo vabbè, è un fucsia, fucsia potente. Ed è molto bello. Ecco, questo mette in risalto un po' meno le pellicine, perché adesso tra metti, togli, le mie labbra iniziano ad essere un po' secche, però le mette meno in mostra rispetto a Chatterbox, che essendo un colore un po' più pastello, diciamo che lo mette un pochettino, le mette un pochettino più in mostra i difetti, però sì, questo mi piace. L'unico problema è che non durano tantissimo, però mi ricordo che questo forse tingeva un po' le labbra. Non vorrei dire una cavolata, adesso che lo tolgo vediamo. Ma mi ricordo che tenendolo un po' su comunque tingeva le labbra, però bello questo colore. Mi ricordo che lo utilizzavo un sacco, infatti anche questo è abbastanza consumato. Sì, infatti ricordavo bene. Come vedete tinge le labbra, nonostante l'abbia tenuto un minuto su, però adesso che l'ho tolto comunque mi ha tinto le labbra. Io adoro questi rossetti qua, che quando si tolgono rimangono le labbra fucsia. Niente, piccolo appunto. Oddio, ma questo ve lo ricordate? Cioè questo qua è uno, penso, dei rossetti più famosi di MAC che tutti hanno, ed è l'Up the Amp, ed è sempre della linea Amplified. Ma mi ricordo che ci cioè, andava un sacco questo rossetto. Effettivamente è bello. Nonostante sia un po' violaceo, però è comunque portabile, non è di quei colori. Bello, non me lo ricordavo più. E si fanno delle scoperte, delle riscoperte facendo questo genere di video, però boh, ne avevo accantonati là, mi dispiace un sacco. Ne ho un sacco di rossetti, ma il problema è che sembra che utilizzo sempre gli stessi. Bah, vabbè. Comunque, questo lo swatch sulla mano, questo lo swatch sulle labbra. Ok, cambiamo linea, questa qua è la linea Satin, quindi mano a mano ci dirigiamo sempre più su quelli meno cremosi e sempre più opachi. Allora, rispetto alla linea Amplified, la linea Satin è molto simile, sono sincera, come grado di cremosità, forse leggermente un po' meno cremosi e un po' più, ancora più coprenti, cioè stiamo andando verso la linea sempre più opaca. Però comunque è molto simile alla linea Amplified, non cambia tantissimo, ecco, forse sono un po' meno lucidi e un po' più coprenti, un po' più duretti, ma di poco. E questo qua è Captive. Questo colore qua mi ricordo che anche questo l'ho utilizzato un sacco, mi piaceva un sacco anche questo. Ed effettivamente è un bel colore. È un colore nude, ma allo stesso tempo comunque, cioè, si vede, ecco, non fa labbra morto, però molto bello come colore. Non chiedetemi perché, ma questo mi ricordo è stato il mio primo rossetto MAC. Non so per quale motivo fosse questo, ma questo è stato il mio primo rossetto MAC ed è sempre della linea Satin e si chiama Faux o Fox, non so, penso sia comunque francese Faux. Questo qua, sulla mano, questo sulle labbra che è molto natural, sono sincera, ma comunque fa un po' le labbra, almeno col mio sottotono è molto grigiastro quasi. E comunque niente, questo qua è stato il mio primo rossetto Max, soprattutto il mio primo rossetto MAC, me lo ricordo. Sempre della linea Satin, anche questo è un colore molto famoso ed è il Pink Nouveau. Bello, bello, però sarà che adesso, boh, non lo so, mi vedo con una carnagione, poi staranno anche le luci e tutto, ma madonna mia. Ma mi ricordo comunque questi rossetti qua li usavo, ce li ho usati un sacco. E adesso, cioè, il colore mi piace, ma il problema è il fatto che rimanga lucido. È quello che mi. Però poi va tutto nelle. Vabbè, ma i tempi cambiano, le mode cambiano, tra un po' torneranno di moda anche questi, sicuramente, visto che stanno tornando di moda quelli metallici, quindi
cosa che io proprio non mi sono osata neanche a comprarne uno, proprio cioè no, non mi ci vedrei proprio, c'è niente da fare. Io adoro il matte e matte tutta la vita proprio, assolutamente. Comunque questo qua è Pink Nouveau, sempre della linea Satin. Ne ho trovato uno in mezzo, era subito dopo Pink Nouveau, che però fa parte di una linea che si trova prima dell'Amplified, quindi più cremoso dell'Amplified, infatti ancora lucido, però vabbè, perdonatemi, ed è lo Speak Louder, ed è questo color fucsia rosa. Mi sembra che in ordine di finish Cream Sheen dovrebbe essere comunque tra i primi, prima dell'Amplified, perché infatti è un po' più cremoso e più lucido dell'Amplified, ma comunque risulta già, poi sarà questo colore qua, ma comunque risulta coprente come colore. Sempre della linea Satin, questo è un rosso, cioè è un rosso per eccellenza, perché è un rosso bellissimo, a base anche fredda comunque, ed è il MAC Red, è un rosso, però non opaco, cioè è sempre della linea satinata, quindi risulta leggermente un po' lucido, non è completamente opaco, non è effetto velluto, no? Cioè comunque se faccio così si stampa, ecco, però comunque un bel rosso. Secondo me se ci mettete anche un velo di cipria sopra, con il fazzoletto un velo di cipria, risulterà ancora, cioè si attaccherà ancora di più le labbra. Diciamo che è un rosso per eccellenza, però diciamo un po' più cremosino, un po' più easy, un po' più idratante per le labbra, ecco, mettiamola così, però molto bello. E ora iniziamo con la mia linea preferita. Linea matte, un altro dei rossetti più famosi di MAC, del Candy Yum Yum, ed è però nonostante sia un matte, rimane comunque molto cremoso e molto semplice da stendere. Non sono di quei matte di adesso, che infatti MAC poi dopo ha fatto uscire con la linea Retro Matte, che sono più simili ai MAC di adesso. Ai matte di adesso. Adesso non so, ultimamente MAC non l'ho più seguita, non so se sono usciti ancora più matte, più tipo stile rossetti di Mulac, ecco, parliamoci chiaro. Però diciamo che i Retro Matte, che ne ho tre, sono più simili ai matte di adesso, ecco. Comunque, questo qua è Candy Yum Yum, un matte comunque cremoso, cioè confortevole sulle labbra, ecco, non è di quelli che seccano. E mi ricordo che questo qua tingeva un sacco le labbra, però è bellissimo questo colore, me lo ricordo, questo qua anche l'ho utilizzato un sacco. Dio ragazze, non mi ricordavo della bellezza di questo rossetto. Siamo sulla scia Pretty Woman Kiki Coral della situazione. Ed è il Lady Danger, sempre della linea matte, bellissimo, cavolo, non me lo ricordavo. Nonostante sia un rosso aranciato, quindi di quelli che, oddio, ho paura che mi facciano i denti gialli. Però, sì, oddio, un po' sì, però è bellissimo. Questo rosso aranciato è bellissimo. Però non l'ho utilizzato tantissimo, cioè, vedete che è quasi bellissimo, bellissimo. Lo adoro. Peccato solo la durata, che non ha la durata delle tinte che si attaccano alle labbra. Però è bello come colore. Mi dispiace non utilizzarli più tantissimo questi rossetti, quindi mi ha fatto bene rifare questo video, perché almeno adesso inizierò ad usarne qualcuno, sicuramente, sicuramente, però. Altro super famoso di MAC. Perdonatemi le labbra, perdonatemi se vedete aloni strani, ma togli metti, metto anche un po' di correttore sulle labbra, ma ho le labbra tinte da colori precedenti, e anche se quelli un po' più strong li ho lasciati alla fine, ma anche perché sono i retromatte. E saranno i prossimi tre, e ultimi tre. E questo qua anche famosissimo, sempre della linea matte, l'ultimo di questa linea. Non guardate questo, perché questo sono gli swatch che non vanno via, ed è questo qua, ed è Please Me. Anche questo qua l'ho utilizzato un sacco, mi ricordo, ed è bello, veramente bello. Mi ricorda il Nice to Meet Ya, anche se non c'entra tantissimo, però comunque come scia di colore il Nice to Meet Ya di Mulac come tinta. Vi faccio un po' di nomi così, a caso, facciamo, dovrebbe essere un video su MAC, ma io, Mulac c'è sempre, mi dispiace, ma Mulac per me è il mio mondo, cioè io adoro quella marca, è veramente la mia marca, e cioè mi metto insieme a Cindy, così facciamo socie. No, vabbè, comunque adoro, adoro, quindi è inevitabile che io metta un po' a paragone, ecco. E passiamo alla linea Retro Matte, che è la mia preferita, ovviamente, ecco, questa linea qua
Inizia praticamente ad avvicinarsi un sacco ai rossetti ultimi usciti delle ultime collezioni di 300 milioni di marche. E questo qua, non guardate sempre questo che sono Swatch, Flatout Fabulous, un altro dei più famosi di MAC. Diciamo che questi ultimi tre sono veramente tra i più famosi, veramente tra i più famosi della marca. E questo colore qua è bellissimo, cioè assolutamente mi ricordo infatti che era questo qua. Ecco, questo è uno di quelli che utilizzo, ma il prossimo è uno di quelli che veramente utilizzo un sacco, soprattutto nel periodo estivo quando si ha un po' di abbronzatura. È bellissimo il prossimo che vi farò vedere, ed è comunque anche Flatout Fabulous, è top. E questo fucsia con una punta di viola all'interno, ecco, questo anche tinge tanto le labbra. Però è bellissimo. E come vedete, matte. Però nonostante sia un retromatte, tutto, se date un bacio, si trasferisce, non rimane tinta, ecco, mettiamola così. Anche perché non sono tinte, però comunque sono molto simili all'effetto tinta. Bello! Effetto velluto, effetto tinta, ecco. Ecco, questo è il rossetto MAC che continuo ad utilizzare un sacco anche adesso. Ed è il Relentlessly Red. Adoro, adoro. Questo con un tocco di abbronzatura, credetemi, è bellissimo. È veramente bellissimo. Io lo adoro questo rossetto qua. È proprio quella punta di fucsia, un po' fragola, ecco, mettiamola così, che mi piace un sacco. Mi piace un sacco. Qua sulla mano, qua sulle labbra. E l'ultimo, ma non per importanza, penso sia il rossetto più famoso di MAC, ma veramente il più famoso, ed è Ruby Woo. All'epoca era ancora nella linea matte, ma che io, se, spero di non sbagliare, l'hanno trasferita nella linea retromatte. Infatti ha più la consistenza del retromatte piuttosto che del matte, è molto duro. Forse anche più duro di Flatout Fabulous e Relentlessly Red. Ed è il rosso per eccellenza, il rosso con base fredda, il rosso top, il rosso anni 50, il rosso, ed è veramente, penso, il rossetto più famoso di MAC. Comunque, niente, questo è Ruby Woo, e vi saluto con Ruby Woo, che è bellissimo, assolutamente bellissimo. Niente, ragazze, a parte gli scherzi, questi sono tutti i miei rossetti MAC, che se non erro sono 16. E niente, ragazze, io spero che questo video vi sia stato utile. Perdonatemi l'ulteriore assenza, io volevo farmi perdonare in qualche modo e ho deciso di registrarvi questo video. Vi mando un grosso bacio a tutte voi e ci vediamo al prossimo video.